Per la prima volta in assoluto i ministri degli stati del G7 si sono riuniti ad Assisi per un vertice a livello ministeriale sui temi dell'inclusione e della disabilità. Su invito diretto del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, anche ANFAS è stata protagonista d'eccezione partecipando ad una sessione pubblica in Umbria con Enrico Delle Serre in qualità di portavoce nazionale della PIAM, Piattaforma Italiana Autorappresentanti Movimento Io Cittadino, e leader del gruppo degli autorappresentanti di ANFAS Salerno, che ha portato un contributo significativo al dialogo sulle politiche e sulle prassi per l'inclusione delle persone con disabilità. Ad Assisi, nella giornata di apertura del G7 Inclusione e Disabilità, dalla piazza inferiore della Basilica di San Francesco, il giovane salernitano, 27 anni, con disturbo dello spettro autistico, ha portato la sua testimonianza sul diritto fondamentale di ogni persona alla piena partecipazione nella vita civile, sociale e politica dei nostri paesi. Principio da sempre cuore della mission di ANFAS, insieme al garantire la migliore qualità di vita possibile a tutte le persone con disabilità, specie intellettive e disturbi del neurosviluppo, e alle loro famiglie. La prossima testimonianza arriva dal portavoce nazionale della PIAM, la piattaforma italiana creata da ANFAS per dar voce alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. Ha un sacco di motti, ma il suo motto, vieni, vieni, fatti vedere intanto, diamo il benvenuto a Enrico Delle Serre, è liberi di scegliere, liberi di partecipare con il coraggio di cambiare il mondo. Eccolo qua, Enrico. Buonasera. Aspetta che ti aiuto a piegarlo perché ne abbiamo già avuta prima. Ok, Grazie. vai. Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Enrico Delle Serre, ho 27 anni e sono una persona con un disturbo dello spettro autistico. Per me è un grande onore essere qui oggi, in un evento così importante e prestigioso come il G7, in una cornice come Assisi, luogo simbolico che evoca l'idea di pace, fraternità e uguaglianza, valori ancora più preziosi e carichi di significato per i tempi che stiamo vivendo. Permettetemi di ringraziare il ministro per le disabilità, Alessandro Locatelli, per avermi fortemente voluto e un ringraziamento ad ANFAS per avermi dato l'opportunità di essere qui. Il tema della disabilità riguarda direttamente o indirettamente tutti, eppure siamo ancora lontani dall'assicurare a tutti un accesso equo e paritario alla vita civile e sociale e politica dei nostri paesi. La disabilità oggi ancora troppo spesso porta con sé un fardello di pregiudizi, discriminazioni e limitazioni. Ma noi siamo qui per rompere quelle catene e per celebrare la bellezza e la forza di coloro che vivono con una disabilità. Io, come tante altre persone con disabilità, ci sentiamo spesso invisibili, come se il mondo intorno a noi ci ignorasse. Ma ciononostante, tutti siamo qui ogni giorno a lottare per il riconoscimento dei nostri diritti, perché la disabilità non deve essere più vista come un limite, ma come una diversità che arricchisce le nostre comunità. Chiediamo di avere in tutti i contesti le stesse opportunità degli altri, di esprimere il nostro potenziale e di partecipare attivamente allo sviluppo delle comunità, prendendo in mano la nostra vita. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ci ricorda che siamo, prima di tutto, persone e che ogni singola voce ha un valore inestimabile che merita di essere ascoltata. Siamo amici, fratelli, figli, membri della nostra comunità e la vera inclusione sta proprio nel garantire a tutti di essere protagonisti attivi del cambiamento e della propria vita, perché tutti noi, con i giusti sostegni, possiamo essere delle preziose risorse per l'intera società. La Convenzione ONU non deve quindi restare solo un documento formale, ma deve tradursi in azioni e politiche concrete in tutti i paesi. Immaginiamo quindi un mondo in cui la partecipazione attiva delle persone con disabilità
è realtà quotidiana e non eccezione. Un mondo più giusto in cui la piena inclusione non è sogno, ma realtà. Un mondo in cui l'accesso, su basi parità con gli altri, ai servizi, all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione, alla comunicazione e alle nuove tecnologie, non viene visto come un costo, ma come un imperativo dei diritti umani e un investimento in uguaglianza e giustizia sociale. Un mondo in cui la diversità è fonte di ricchezza e crescita reciproca. Un mondo in cui il concetto di qualità di vita si traduca realmente in una vita di qualità per tutti. Oggi tutti i paesi si trovano di fronte ad una grande responsabilità: essere sempre di più leader anche nel progresso sociale, perché solo con l'impegno di tutti si può cambiare radicalmente la vita di milioni di cittadini e cittadine con disabilità. Oltre a una grande responsabilità, è anche una grande opportunità, cioè di guidare il mondo verso un futuro radioso, un domani migliore. È necessario lavorare insieme affinché nessuno resti indietro, perché sono una società che accoglie tutti, è una società davvero giusta ed equa. Solo insieme possiamo fare la differenza, solo insieme possiamo cambiare il mondo. Grazie. Grazie. Enrico delle Serre. Grazie. È emozionato, che discorso. Bravissimo.